Amici di Sole, sono Fabio Nezza. Il pensiero di oggi è rivolto al diritto di provare, diciamo, passione nella vita. Tutti noi abbiamo i nostri alti e bassi, ma cosa ci allontana da questa fonte bellissima che si associa alla gioia, che è appunto l'innamoramento, la passione? Sono uno i pensieri negativi che noi abbiamo. Del resto non è che abbiamo colpa, abbiamo semplicemente una scarsa consapevolezza, quella che ci è mancata soprattutto durante l'infanzia, quando papà e mamma non erano vicini, ma questa è una proiezione di un nostro cervello che da piccoli era orientato ad una sete continua che i genitori non potevano appagare, anche perché lavoravano o comunque non potevano sicuramente essere lì come la colla. Due, quello che noi facciamo quotidianamente deve essere orientato ad una visione di noi e della vita dove ci ripetiamo continuamente: io mi do il permesso di vivere nella gioia, nella passione, e smetterla quindi, come terzo punto, di vivere nel rancore, nelle delusioni, negli associamo momenti di crisi attuale a momenti di insuccesso passati. Tutto rinasce, è come la fenice, muore ma poi rinasce, e ciò non significa che un insuccesso passato, anche in ambito sentimentale per esempio, debba ripetersi. È il fatto stesso di credere che ciò si possa ripetere che ci crea una dipendenza da una memoria passata, e cominciamo a ripeterci spesso: io desidero onorare gli altri. Quando ci avviciniamo alla nostra amata, al nostro amato, ai nostri figli, ma anche se vogliamo l'ambiente di lavoro, cerchiamo di riconoscere la sacralità. La sacralità in ognuno di noi e anche negli altri, non soltanto in noi stessi. Del resto, se vogliamo riconoscere la parte più sacra di noi, Dio, come si suol dire in molte scuole di pensiero, dobbiamo prima di tutto cominciare a percepire la vibrazione, la meravigliosa vibrazione che vi sta nella donna che amiamo, nell'uomo che amiamo, nelle persone che ci stanno più vicine. Poi faremo a tempo ad avvicinarci a situazioni che magari oggi riteniamo complicate. Perché? Perché dobbiamo indicare al nostro cervello qual è la convenienza, creare una neuroassociazione dove gli altri, ciò che ci possono offrire, ciò che ci danno, a noi conviene quando sono soluzioni positive. Ma se il nostro cervello riconosce solo in gran parte ciò che nel nostro passato ha creato stress, noi non riusciremo a vedere quanta luce c'è negli altri. Ebbene quindi, se vuoi riconoscere il sacro che è in te, comincia a riconoscere anche il sacro che è negli altri. Questa è la più grande forma di beatitudine e di consapevolezza che ci è permesso avere per riconoscere quanto importanti siamo in questa vita che è un miracolo ogni giorno, in ogni istante. Un abbraccio da Fabio Nezzak.